nuovo simbolo appunto di. Meglio tardi che mai, ha esordito il maestro Vangi questa mattina durante la conferenza stampa nella sala della Concordia per la presentazione della sua Concordia, la fontana in acciaio e granito rosso che il maestro, uno dei più rappresentativi a livello italiano, che ha realizzato per Fano e che è stata collocata nei giardini di Piazza Amiani. Vangi, toscano di nascita, si colloca subito tra gli scultori contemporanei più all'avanguardia nella corrente della scultura figurativa italiana del dopoguerra. Il nome dell'opera è un chiaro omaggio alla città e ricorda la scritta sotto lo stemma Ex Concordia Felicitas. L'idea di fare una scultura con l'acqua mi è sempre piaciuto. I vari bozzetti che avevo fatto, uno dei bozzetti poi l'ho realizzato per questo museo che io ho a Mishima. Però mi è rimasto sempre questa idea, ho detto ma come mai non si riesce a fare questa scultura? Finalmente ce l'hanno fatta, sono molto contento. Ora vediamo che dice la gente, perché magari non piace a nessuno, non lo so, spero di sì. I colori sono abbastanza freschi, abbastanza belli. Un percorso per arrivare a questo momento partito negli anni 90, quando il maestro aveva un atelier nei pressi di Ronco San Baccio e concretizzato oggi con l'apporto non solo dell'amministrazione, che ha mostrato il chiaro interesse ad assecondare il desiderio del grande maestro di collocare una sua opera nella sua città, ma anche grazie al contributo di privati. Sia la Fondazione Creval che Creval, nel presidente, l'amministratore delegato, ci hanno fortemente creduto e questo ci ha consentito tutti assieme, con un bel gioco di squadra, di portare a termine un progetto così bello che lascia il segno nella città. Domani, fatte le dovute verifiche ed ultimi ritocchi, l'opera verrà svelata al pubblico in una cerimonia ufficiale in Corso Matteotti. È un momento importante, un'opera contemporanea che lascerà il segno nella nostra città, di uno scultore di fama internazionale. E come il maestro Vangi fa onore all'opera che andremo ad inaugurare, ma soprattutto, come dicevo, sarà un segno indelebile che si aggiungerà alla storia della nostra città. Sarà sicuramente da mettere tra le cose da non perdere per chi viene a Fano. Sicuramente, quindi diventerà sicuramente un punto di riferimento, ma intanto adesso invito tutti domani alle ore 18:45 a partecipare a questo momento di inaugurazione con le sue suggestioni e le emozioni che trasmetterà.